cuccioli di Camilla, Millie e Molly, sono scappati. Potrebbero essere caduti in piscina, ma loro non sanno nuotare. Andiamo a cercarli, venite con noi. Oh no, Millie, Molly, dove siete? Ah, cavolo, sono qui. E non so dove andare, ma ci vado con te. Ma ci vado con te in questa nuova avventura. Niente paura, con forza e coraggio afferriamo gli aerei. Missione giungla, missione giungla. Missione giungla, missione giungla. Missione giungla, missione giungla. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Lui e lei Sofì, e insieme siamo il Back Contro Te. Ed è finalmente uscita la nostra nuova canzone. Dopo mesi e mesi dall'ultima canzone, finalmente ce n'è una nuova sul Back Contro Te Music. Il titolo è Missione Giungla, proprio perché questa canzone è la colonna sonora del nostro nuovo film Back Contro Te Film Missione Giungla, che uscirà dal 19 gennaio in tutti i cinema. La canzone è stupenda, è uscita anche sul nostro canale principale la coreografia, così potrete ballarla insieme a noi, ma soprattutto potrete ballarla al cinema, cioè quando andrete a vedere il film, non appena partirà la canzone potrete ballarla e scatenarvi, e in più potrete anche ballarla e cantarla al nostro concerto, già, perché nei nostri prossimi concerti canteremo anche questa. E vi ricordiamo che se volete prendere i biglietti per il nostro film potrete già farlo, anche perché prendendoli potrete partecipare al concorso che vi permetterà di vincere l'incontro insieme a noi e di vedere il nuovo concerto gratuitamente. Qui sotto in descrizione, nel primo commento, trovate tutti i link per partecipare al concorso e per prendere i biglietti del film. Chissà chi sarà il vincitore. Sono troppo felice, e oggi sono particolarmente felice perché sono venuti a trovarci di nuovo i nostri cuccioli. Oggi c'è Camilla, c'è Ray, ma ci sono anche i cagnolini minuscoli. Ah, che meraviglia! Ormai casa nostra si sta praticamente pian piano trasformando in Cucciolandia. Inoltre non vedo l'ora di farvi vedere i cuccioletti, perché pian piano loro sono cresciuti e sono leggermente più grandi. Adesso infatti sanno camminare un po' meglio, e poi adesso non mangiano più il latte di Camilla, ma sanno mangiare i croccantini. È una cosa fantastica, venite con me. La 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 la. Albero di Natale, sei contento? Sei contento che questa casa si sta popolando di cagnolini? Lo so, è una meraviglia, lo so, che meraviglia, che stupenderia. Ecco qui la loro cuccia, secondo me stanno dormendo, perché non li sto sentendo. No, no, non sento nulla. Facciamo piano, venite con me. Lui? Vedo bene o non ci sono? I cuccioli sono spariti! No, ma che cavolo? Ma che vuol dire? Aspetta, dove sono? Magari sono qui sotto. Sono così piccoli che magari sono sotto la copertina e non ce ne siamo accorti. Sì, saranno proprio lì, eccoli. Sheila, Molly, dove sono? Camilla, Camilla! Camilla, dove sono i tuoi figli? Dove vai? Dove vai? C'è anche Ray! Ray? Sono molto confusa. Guarda, lui, la cuccia era aperta. Saranno scappati. Come dicevo, loro adesso sanno camminare molto meglio di prima, quindi magari si sono allontanati. Oh no. No, 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 Sofì, fammi controllare meglio. Magari sono sotto la cuccia, ecco. Se facciamo così direttamente. Cuccioli, cuccioletti. Oh no, qui non c'è nessuno. Ray, dai, tu sei un cane da tartufo. Odora, magari li trovi. Camilla, ma cosa fate? Odorate qui dentro. Non c'è nessuno, non c'è niente. No. Ragazzi, okay, dove sono i cuccioletti? Ray, non è la tua cuccia quella, ma... Ok, calma e sangue freddo. Non si possono essere allontanati. Saranno sicuramente qui nei dintorni, anche perché sono dei cagnolini così piccoli, con delle zampine così piccole, che sicuramente faranno dei mini passi. Lui, in realtà non è come dici tu. Da un po' di tempo sanno camminare molto bene, quindi in realtà si potrebbero essere allontanate. Qui mi sembra di non vederle. Vediamo sotto l'albero. Albero, per caso hai visto i nostri cagnolini? C'è anche Ray qui con noi. Controlliamo sul divano. Magari si sono arrampicate e sono qui. Togliamo i cuscini. No, qui non c'è niente. Lo so che sembra strano, ma potrebbero essere uscite fuori. Effettivamente noi viviamo in campagna, e magari qualcuno ha lasciato la porta aperta o uno spiraglio e sono uscite fuori. Andiamo subito a controllare. Prima mettiamoci i giubbotti, anche perché fa molto freddo. Parapapà, protezione dal freddo. Master 3000, ho messo la mia corazza. Sofì, mettila anche tu. Pa, 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 pa. Ho
messo anch'io la mia corazza. Super Sofia è pronta ad andare alla ricerca dei cagnolini. Camilla, ce la faremo, troveremo due cuccioli. Vieni, Ray, andiamo a sentarvi. Dai, Ray, abbiamo bisogno di te. Questa è la porta d'ingresso, che è chiusa. È molto strano che siano riusciti ad uscire. Però magari prima la porta era aperta e adesso si è chiusa col vento. È un mistero, ma di sicuro prima li cercheremo, prima li troveremo, meglio sarà. Perché più si allontanano, più il pericolo aumenta. E sono due piccole cucciolette in mezzo a tutto questo verde. Per prima cosa, io direi di seguire Ray, perché l'ho visto subito scappare in direzione del prato. Eccolo lì, andiamo. Ray, dai, dai, noi ti stiamo seguendo. Ok, va verso la macchina. Sì, potrebbero essere sotto la macchina. Dove va adesso? Ehi, Ray, aspetta. Un attimo, non puoi correre così, però. Stavo durando quest'albero. Sono qui, Ray. Sta facendo la pipì. Ma come sta facendo la pipì? Dobbiamo trovare Millie e Molly, lo capisci o no? Ok, andiamo qui. Da qualche parte io non vedo niente. Poi devo dire che qui la terra è di questo colore rossastro. Se ci fossero Millie e Molly che sono dello stesso colore, probabilmente si mimetizzerebbero. Hai ragione, sarebbe impossibile trovarle nella terra. Millie e Molly, dove siete? Venite qua, abbiamo bisogno di voi, per favore. C'è freddissimo, è loro, cuccioletta, al freddo al gelo. Staranno morendo di freddo. Facciamo un giro completo della casa, venite con me. Ma dove stai andando? Hai un piano? Il mio piano è controllare in tutte le siepi, perché secondo me saranno andate lì per riparo dal freddo. Millie, Molly, dove siete? Io di lì non vedo nessuno. E voi vedete qualcuno? Ray, c'è soltanto Ray di là. Ma lui sta continuando a girare, ma non per cercarle, per fare la pipì ovunque. Guarda lì la piscina! E se fossero cadute in piscina? Sarebbe la fine, loro non sanno nuotare! Andiamo a cercarli, venite con noi! Oh no! Millie, Molly, dove siete? Non le vedo, questo però è un buon segno, perché vuol dire che non sono qui a cercare di nuotare. Non mi sembra di vederle, tu lui le vedi? No, sinceramente non vedo nessuno. Per fortuna qui non ci sono molti alberi e molte siepi e quindi si vede se ci sono dei cagnolini. E sinceramente io non ne vedo neanche uno. Aspetta, andiamo a controllare lì, dove ci sono quelle palme. Attenta perché il terreno è tutto infangato. Se troviamo Millie e Molly qui saranno sicuramente tutte sporche, piene di terra. Avranno le zampe completamente sudice. Come vedete non c'è niente. Vediamo se sono sopra. Millie e Molly, ma secondo te si possono arrampicare? Effettivamente sarebbe molto strano. Ma stavo pensando una cosina. Che cosa? Se Millie e Molly non sono scappate via, potrebbero essere state rapite da qualcuno. Non voglio neanche pensare a questa ipotesi. Sarebbe terribile. Ma ti immagini le rapite? Il signoresse? Oh, viperiana! Se le ha rapite il signoresse, per loro è la fine. Anche se il signoresse adesso è diventato un po' più buono. Ma magari le ha rapite viperiana. Cavolo, non ci posso credere. Proviamo a dare un'ultima occhiata da questo lato della casa. Millie, Molly! Dove siete? Niente da fare, qui non c'è nessuno, lui. Torniamocene a casa, c'è troppo freddo. Lui... È una disgrazia. Ragazzi, è una tragedia. Abbiamo perso i cuccioli di Camilla. Cioè, ma adesso chi lo dice a Camilla? E chi lo dice a Ray? Oh no, sarà terribile. Ma come abbiamo fatto, lui? Ci siamo distratti ballando la canzone e abbiamo perso i nostri cuccioli. Povera Millie e Molly. Dovranno crescere da sole, affrontando tutti i pericoli della vita. Saranno da sole e Camilla non avrà più delle cucciole. Al freddo. E al gelo. Mamma mia. Poverine. Senti anche tu questo rumore come di cagnoline? Non lo so, forse siamo impazziti e cominciamo a sentire le loro voci. Hai mamma ragione. Mia, abbiamo le loro voci nella testa, le voci dei fantasmi di Millie e Molly. Sì, però aspetta, ma proprio li sentiamo entrambi e sembrano cioè, proprio qui. Se le senti sia tu che io, allora non sono delle allucinazioni. Sì, ma... sono qui. Dove sono? Proviene da qui! Non ci credo! Eccoli, li abbiamo trovati! Stavate sotto il divano! Sicuramente stavano dormendo sotto il divano! E adesso si sono svegliate! Buongiorno! Ehi tu, dove vai? Vieni pure qui! Ci avete fatto prendere uno spavento che non vi dico! Siete state proprio monelle a scappare dalla vostra cuccia! Eccola! Eccole qui, le nostre Millie e Molly! Oh, cuccioline, come siete dolci! Siete bellissime! Ma anche super monelle! Non bisogna allontanarsi così, ci avete fatto prendere un colpo! Lo capite che la vostra mammina Camilla si era preoccupata tantissimo? Vi abbiamo cercato in lungo e in largo, ma vi rendete conto? Ma come si può non amarle? Tutto è bene, ciò che finisce bene. Ecco, è arrivata anche Camilla, guarda
qui, li abbiamo trovati. Ti eri preoccupata? Eccoli qua. Ah, la sua mamma che lecca i suoi figlioletti. Camilla, dove vai? C'è anche Ray. Ehi, Ray, tu non ti puoi avvicinare troppo. Ehi, aspetta qui. Camilla però si è allontanata. Cioè, noi abbiamo trovato i tuoi figli e tu ti allontani? Vabbè, li rimettiamo nella cuccetta così dormono un po'. Mille molli quindi sono state salvate e ora ci staremo super attenti. Anzi, metterò proprio una telecamera che li punta nella cuccia. Adesso che le abbiamo trovate siamo molto più tranquilli, lui. La nostra vita è completa. Noi ci vediamo il 19 gennaio al cinema e ogni giorno qui con un nuovissimo video. Speriamo di essere riusciti a strapparvi un sorriso e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Ciao.